Si dice che dietro i più grandi sorrisi c'è spesso un grande dolore, e saperlo ti può far apprezzare ancor di più quel sorriso. Lo zio Tano, al secolo Gaetano Cinà, nasce a Palermo il 16 marzo 1971. Il quartiere è di quelli poveri e malavitosi, e in più, in una famiglia di 5 figli ci sono dei costi e i soldi son pochi. Anche perché suo padre ha il vizio del gioco e quei bambini intuiscono di non poter ambire a comuni sogni. Eppure, dentro quel biondino nasce e fermenta una fiamma. La scopre tra le strade, prima con le pietre e poi col pallone. Trova il senso a quel destino e gli manda un telegramma. Anche perché la scuola non gli piace e alla maestra sbruffona risponde col cuore. Non so la storia, non so la matematica, ma almeno so questa formazione. Gabrini, Tardelli, Altobelli, ci ho detto tutta la squadra dell'Italia. Il bello del calcio è che può rappresentare gioia istantanea, come un rifugio, una tana. È quella voglia di futuro che a Gaetano mancava. Ma la famiglia decide. Quella città è troppo pericolosa. La direzione è un'isola, Pantelleria. E anche lì lo chiamano subito Fenomeno, il profeta, il messia. Così che gli amici lo convincono a tornare a Palermo per un provino e ritrovare la via. In quella partita, quando entra, corre e segna, travolge e tormenta avversari impreparati a gestirlo. E Gaetano vede la luce, vede un futuro. Ma ad un tratto la breccia del paradiso si ricuce e lui vede tutto scuro. Scivolata sul ginocchio, rottura del menisco e del crociato. Questa è la sliding doors verso un ritiro di quel sogno alla fine mai sbocciato. Sì, perché Gaetano torna a casa, si opera e sta fermo. Ma oltre il fisico, anche la mente non è più sana. Si logora. Ed ecco l'inferno. Quel pallone non riesce mica a mollarlo, ma ora ha un sapore di rimpianto e depressione. Con quei farmaci che prende per star meglio, il motivo di quel gonfiore nell'addome. Ma oltre questa montagna inscalabile c'è un insegnamento. Non c'è mica un'età, non c'è mica ostacolo, paura, un limite tanto grande per raggiungere la felicità, che spesso fa rima con verità. E per lo zio Tano ricomincia con TikTok e quei video fatti per scherzare. E tra le ingiurie della vita farsi due risate. E credo che il perché milioni di persone lo seguano è un semplice concetto. La capacità di essere autentico. In un campetto disastrato stare con quei nipoti e quegli amici a fare quello che si ama. Illuminati da quel biondino ora zio e la sua fiamma. Ma è scomparsa, che al destino ha scordato di mandare un telegramma, ma che ci è arrivato con un reel editato e la sua medesima danza, alimentata da un sorriso che ora contagia. E nelle storie, se si conosce il dolore, anche la risata assume un altro valore. Fatti guardare la gente che non ti conosce e poi ti conosce, è una cosa bellissima.